Quello che è accaduto nel nostro territorio prima della crisi e quello che è avvenuto dopo mostra una straordinaria vitalità del nostro sistema imprenditoriale. Questo è un sistema in cui un'impresa su due esporta. L'imperativo è guardare i mercati emergenti, interessanti dal punto di vista economico, ma sui quali le imprese italiane sono ancora poco presenti. Scenari che richiedono approcci e strategie di internazionalizzazione con i quali il tessuto industriale italiano, fatto prevalentemente da PMI, non ha finora dimostrato grande familiarità. Di questo si è parlato nel corso di un dibattito dove sono state illustrate le strategie future che il sistema Italia deve mettere in campo per supportare le imprese sui mercati esteri. Ma quali aiuti chiedono le aziende per sviluppare il loro business oltre confine? Beh, un sistema paese che le supporti in primo luogo, ma questo ormai l'abbiamo già detto tante volte, è un impegno diverso della nostra diplomazia, ma mi pare che in questo senso ci sia un impegno preciso del nostro ministro degli esteri e necessariamente un coordinamento, perché le piccole imprese hanno difficoltà a mantenersi presenti con gli interventi di assistenza e di manutenzione, quindi in questo caso le reti diventano fondamentali e i collegamenti anche. Mi pare però che a Milano sia Asso Lombarda sia la Camera di Commercio molto stiano facendo per le piccole imprese con Promos e con le nostre attività di supporto. È necessario che ci sia un sistema paese efficiente affinché le imprese vincano le sfide della globalizzazione, solo così potranno competere con rivali stranieri. Asso Lombarda periodicamente, noi del centro studio facciamo un monitoraggio sui processi di internazionalizzazione delle nostre imprese associate. Grazie a questo monitoraggio riusciamo ad individuare i paesi in cui sono presenti le nostre aziende, i paesi in cui intendono svilupparsi in un prossimo futuro le nostre imprese, e riusciamo anche a capire quali sono le strategie di internazionalizzazione delle nostre imprese. Una tavola rotonda a cui ha partecipato anche il presidente dell'ICE, l'Istituto Commercio Estero, che da sempre supporta le aziende nello sviluppo di business internazionali. Si cerca di fare ricerche di mercato, di individuare i settori nei quali nuovi prodotti possono trovare accoglienza. Si tratta di, in qualche modo, fare una ricerca di partner che sia efficace. Ebbene, come si fa a farlo? Beh, noi abbiamo una rete articolata di uffici sparse in 86 paesi che è pronta a svolgere quegli incarichi. Inseguire i mercati in crescita per superare la crisi di domanda. E se Asia e Stati Uniti sono considerati ormai scenari di investimento tradizionali, le imprese devono guardare alle nuove opportunità che si concentrano soprattutto nei paesi BRIC, Brasile, India e Cina. Così ha fatto la Cesare Bonetti SPA, che si è ampliata in India. Attualmente stiamo per iniziare la costruzione di un'unità produttiva in India. Questo perché siamo stati costretti a seguire i mercati dove andavano i nostri clienti. L'India è un mercato estremamente stabile, non ha risentito molto della crisi economica di questi ultimi periodi, ha una crescita non così violenta come altri paesi emergenti, ma costante. Le difficoltà sono dovute fondamentalmente a barriere doganali. Esistono delle tasse di importazione molto alte che impediscono, diciamo, a noi europei di importare il materiale più standard. Un convegno che ha visto la partecipazione di moltissime aziende che vogliono consolidare le proprie quote di mercato e far crescere il proprio fatturato proprio grazie all'export. Sono a questo incontro perché come azienda italiana mi interessa molto internazionalizzarmi, internazionalizzare la produzione di servizi, internazionalizzare quello che potrebbe essere un'eventuale nuova linea di creazione di prodotti e vedere se ci sono nuovi sbocchi appunto nei mercati emergenti. Quindi internazionalizzazione anche per un'azienda che opera nel terziario? Assolutamente sì, perché credo che comunque sia importante internazionalizzarsi anche come terziario, soprattutto nel mondo del terziario innovativo.